Una breve riflessione sulla critica e i critici contemporanei, che forse non sono dei buoni rappresentanti dell'antica parola greca krinein. Infatti, oggi spesso si leggono in giro delle critiche in base alle quali quello che avrebbe detto un grande autore, poeta, filosofo, romanziere, che esso sia, non è preciso, non è corretto, non è esatto, e sulla base di questa inesattezza si vorrebbe togliere fondamento e validità a tutto il discorso che questo autore ha fatto. Ecco, questo tipo di critica io credo che possa essere fatto soltanto da chi è ipodotato intellettualmente. Non lo dico per offendere, ma lo dico perché è un dato di fatto. Perché? Perché è un tipo di critica che si focalizza su un dettaglio di quello che l'autore sta dicendo e che è un pretesto per dire qualcosa di più grande, e quel dettaglio poi diventa la misura del fatto che tutto il discorso che si sta facendo sia valido o meno. Facciamo un esempio: qualcuno scrive una poesia su un certo fiore collocandolo in un certo luogo, in una certa stagione, dopodiché arriva il critico di turno, che può essere in questo caso un botanico, e dice: no, questo non va bene perché quel fiore non cresce in quel contesto, soprattutto in quella stagione, quindi questo discorso non va bene, perciò tutta la poesia dice cose che non vanno bene. O facciamo un esempio più circostanziato: c'è una stupenda, almeno per me, poesia di Bukowski intitolata Dinosauri a Wii, che descrive un possibile futuro apocalittico del genere umano, nel quale nelle ultime righe Bukowski immagina che alcuni privilegiati si possano rifugiare su delle astronavi nello spazio, laddove la Terra non è più abitabile, però anche queste astronavi poi andranno in rovina per colpa dell'usura, e il Sole, così si chiude la poesia, il Sole rimarrà là poi in attesa del prossimo capitolo. Ecco, anche qui qualcuno che potrebbe essere un astronomo, un astronauta, un ingegnere spaziale, non so, potrebbe dire: no, questo non va bene perché in questo momento non abbiamo le competenze tecnologiche per costruire stazioni spaziali del genere, quindi questa poesia dice qualcosa di inesatto. O se si riferisce a un futuro molto lontano, beh, allora in quel caso chissà se mai arriveremo a quel futuro così lontano, oppure ci sono così tante variabili da tenere in considerazione che allora questo scenario non è più attendibile. Ecco, anche questo discorso sarebbe un discorso da ipodotato mentale, cioè da chi non capisce qual è il livello sul quale ci stiamo muovendo, sul quale il grandatore si sta muovendo, e che non è il livello dell'esattezza tecnica, scientifica di quello che sta dicendo, ma del senso di quello che sta dicendo. E si badi che il 99% del lavoro che si fa nelle università oggi, in tutte le università, è un lavoro di critica fatto da critici. Uno si dà l'etichetta di professore di questo e quello, o di filosofo nei dipartimenti di filosofia, en passant, completamente sbagliato dire che uno è un filosofo poiché è un docente di filosofia, poiché è un accademico di filosofia. Semmai lo è nonostante sia un accademico di filosofia, ma non perché lo è, chiusa parentesi. Ecco, ma quello che si fa è sempre soltanto critica, è un lavoro fatto da critici, e i critici ragionano nei termini in cui io sto dicendo, e quindi hanno questa forma di sottosviluppo mentale, che non lo dico ancora una volta per offendere, ma perché è una constatazione di chi non riesce a capire che ci si muove su livelli linguistici argomentativi diversi. Gli antichi greci avevano due parole per indicare la diversità di questi livelli concettuali. Poi è da vedere se anche loro non facessero, nonostante queste due parole, questo errore. Ma adesso atteniamoci a queste due antiche parole: aletheia e orzotes. Aletheia significa disvelamento, ora lo dico in breve, ovviamente il discorso è molto più lungo, possiamo dirlo in due parole: aletheia possiamo prenderla come disvelamento del senso, e orzotes come esattezza del dire. Le due cose non vanno di pari passo, nel senso che uno può dire qualcosa che è sbagliato dal punto di vista dell'orzotes, cioè dell'esattezza del dire, e tuttavia conserva un senso importante sotto il profilo della aletheia, così come invece uno può dire qualcosa che è esatto, preciso, corretto dal punto di vista dell'esattezza del dire, cioè dell'orzotes, ma insensato e con rilevanza pari a zero dal punto di vista del senso di ciò che uno sta dicendo.
Ecco, quindi prendere in esame e criticare l'opera di un grande autore che parla, scrive, dipinge, compone sul livello della Aletheia, ma riportando questo discorso sul livello dell'Orzotes e poi criticandolo su questo livello, significa avere una qualche forma di iposviluppo intellettuale in base al quale non si riescono a dividere questi due livelli. Ora noi prendiamo atto del fatto che nelle università questo lavoro di critica avviene, che le università sono popolate da questi critici, ne prendiamo atto, non fa niente, mettiamo da parte tutto questo, ma fra di noi, al di fuori delle università o in altri luoghi che sono da costruire, tra parentesi mi permetto di dire che allora io personalmente, Federico Sollazzo, sto cercando di costruire uno di questi altri luoghi con il centro culturale indipendente Crinò Workshop of Thinking. Ecco, tornando al discorso principale, in altre sedi, in altri luoghi ancora da costruire, cerchiamo di mantenere viva la differenza che i critici di oggi non riconoscono più tra Aletheia e Orzotes, e cerchiamo di ricordarci che un grande autore parla sempre a livello del senso, cioè non dell'esattezza del dire, ma a livello della Aletheia.